Aglia questo, eh? Sì. La prima da allenatore, sì. Almeno. Sì, dalle sviste, le occasioni che abbiamo creato sia noi che loro, il risultato giusto, una partita credo combattuta, giocata bene da tutte e due le squadre, considerando anche le condizioni del campo pessime per l'acqua, per le condizioni climatiche di questi giorni. Però tutte e due le squadre hanno cercato la vittoria e credo alla fine il pubblico si sia divertito, perché credo c'è stata una certa intensità e emozioni a non finire. Allora, sinceramente io penso che probabilmente potesse essere un rigore per Como prima su un fallo di mano di Pontarolo, e credo che dopo c'è stata una specie di compensazione, perché credo che il rigore dato al Como non ci fosse per niente, e quello nostro era altissimo. Forse non ha avuto coraggio, stavamo sull'1 a 1 come aveva dato quello per loro, però possiamo attaccarci a questi episodi. È andata così, basta. Sarà una deviazione, si tira dal tiniere e poi c'è stata una deviazione, una delle tante mischie che si erano create negli ultimi 5-10 minuti nell'area del Como. Sinceramente, sì, il tiro l'ha fatto Cristian, poi non so chi l'abbia deviata, mi sembra che qualcuno comunque l'abbia deviata. Come hai visto il Como? A Como c'è una squadra forte, c'è gente esperta, io ho detto ai ragazzi che la squadra sicuramente è più esperta, come giocatori è la squadra che dispone di gente che fino all'anno scorso giocava in Serie A, o altri che tipo i Brevi, Goretti, Brioschi, gente che ha giocato a certi livelli. E sulla carta forse insieme a quella di Alessandria è la squadra più forte, poi è anche forte fisicamente. Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più rispetto all'arco, tutto l'arco del campionato, per i nomi che c'ha. Però, come ho detto all'inizio della partita, ragazzi, non sono i nomi che fanno i risultati, ma la voglia, le motivazioni. E infatti noi credo che, a differenza di tante altre squadre, abbiamo questo in più, perché la maggior parte dei miei ragazzi hanno solamente 3-4, due di quelli che giocano, tre diciamo. Hanno fatto il calcio professionistico, gli altri vengono tutti da categoria inferiore, hanno voglia di imporsi, di dimostrare che questa categoria e anche quelle superiori possono starci benissimo. Noi? No, noi all'inizio, come giusto che sia, puntavamo alla salvezza, l'abbiamo ottenuta 11 partite alla fine, adesso ci troviamo lì insieme altre, siamo 5-6 squadre, forse Varese, visto il calendario che c'è, la squadra favorita a vincere, oggi pure mi hanno detto che ha vinto, perciò se no non avrebbe fatto tutti quei risultati consecutivi, 18 mi sembra, perciò come sulla carta meno, ecco, sono giocatori meno importanti di altri, però se sta lì evidentemente lo merita la classifica. E noi ce la giochiamo, noi avevamo oggi il Como qui e il Varese domenica prossima in casa. Ci proviamo, perché mancano 7 partite e se stiamo lì ce la siamo meritati sul campo, e cerchiamo di andare in fondo, fino in fondo. Posto? Te aspettavi sul 2-1 il grandissimo gol di Facchetti, anche se magari lasciato stato troppo libero? Lì abbiamo sbagliato prima, c'è stato un retropassaggio a Milan che poteva stopparla, ha voluto calciarle, infatti ha fatto un rinvio un po' sbilenco e dopo sì, sul cross è stato lasciato da solo, troppo so sì. Però purtroppo negli ultimi tempi qui nel calcio, una volta ci insegnavano un po' più a marcare l'avversario, adesso tante difese, ma io vi dico anche a certi livelli, perché abbiamo visto pure ieri quello gol di Pazzini, cioè a livello internazionale lasciano avversari liberi dentro l'area di rigore, una volta avevi sempre a contatto l'avversario, è proprio... Sono errori che commettono i difensori adesso, abbiamo commesso un errore e l'abbiamo pagato. L'ingresso di Petrosini anziché di Fantin, magari più pesante, un giocatore... No, Petrosini rispetto a Fantin è un po' più di movimento, e allora non potevamo mettere un giocatore, non volevo mettere uno che dava solamente un punto di riferimento, Petrosini fa più movimento. E credo che quello 10 minuti che è entrato abbia fatto appieno la propria parte. L'ultima domanda è il
espulsione, la doppia munizione di espulsione ha facilitato la vostra rimonta? No, penso di no, perché c'era la voglia di conquistare il risultato che credo che l'avevamo più che meritato. Grazie. Prego. Posto? Posto.